In questa pillola impariamo come segnare e leggere gli accenti della lingua italiana. Alla fine di questo video saprai la differenza tra l'accento grave e l'accento acuto. Prima però alcune risposte alle vostre domande e alcune parole un po' ostiche. Ciao ragazzi, bentornati a queste nuove pillole di dizione. Mi hanno detto che dovrei mostrare più allegria, più entusiasmo, ma ragazzi non ce la faccio, io sono fatto così. Si dice appendice o appendice? Si dice appendice. Si dice concimare o concimare? Si dice concimare, perché l'accento è sulla I, quindi la O è atona e quindi certamente chiusa. Si dice festival o festival? Si può dire in entrambi i modi, ma l'Accademia della Crusca suggerisce festival. Imbalsama o imbalsama? Garzanti suggerisce imbalsama. Telefono oppure telefono? 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 Ha detto telefono? Ha detto telefono? Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono! Si dice telefono. Anche qui presta attenzione alle numerose atone e non dire telefono. Si dice ussaro oppure ussaro? Tutti sanno che ormai si eccita solo se si veste da ussaro o se qualcuno gli orina nell'elmo. Si dice ussaro, l'accento cade sulla U. Utensile o utensile? Garzanti afferma con una certa sicurezza utensile, ed io mi fido. Ma veniamo al difficile, si dice zaffiro o zaffiro? E soprattutto la Z è sorda, z, oppure sonora, z. Bene, si dice zaffiro, con l'accento sulla I, e la Z è sonora. Per la S e la Z, sorde o sonore, occorrerebbe una puntata a parte. Concentriamoci per qualche secondo sulla S, che può essere sorda, come per esempio in basso, oppure sonora, come per esempio in sbaglio. Sia la S sorda sia la S sonora sono fricative alveolari, significa cioè che hanno lo stesso luogo e modo di articolazione. Quello che cambia è semplicemente l'utilizzo o meno delle corde vocali. Ma veniamo all'argomento della puntata, cioè come leggere e come segnare gli accenti della lingua italiana. Tutti quanti abbiamo imparato alle scuole elementari questo segno. Bene, questa schifezza nella lingua italiana non esiste. Magari in qualche altra lingua del mondo non lo so, ma in italiano no. E sarebbe ora di finirla, che ce lo insegnino a scuola. Ho la fortuna di avere in casa un libro di dizione del 1948. Ti leggo un passo. Nei programmi scolastici questa materia è assai trascurata e dai fanciulli i maestri si accontentano di insegnare a leggere piuttosto male ed empiricamente senza curarsi della parte ortofonica, senza alcuno studio dell'emissione e della sillabazione e quel che è peggio, senza curarsi di togliere i difetti regionali della singola provincia. In descrizione qua sotto copio un estratto un po' più lungo se vuoi andare a leggertelo. Pensa che in questo libro c'erano addirittura tre pronunce della E, una molto aperta, una media ed una stretta. Ma torniamo a noi. Già nel 1948 si puntava il dito contro la scarsa attenzione alla pronuncia della lingua italiana. L'autore, immagino, non sarà più tra noi, ma se lo fosse, immagino il suo raccapriccio. Gli accenti nella lingua italiana sono due, grave ed acuto. L'accento grave richiede una pronuncia aperta, l'accento acuto richiede una pronuncia chiusa. Come ti ho detto nel primissimo video, che ti invito ad andare a rivedere se non lo hai già fatto, la A, la I e la U possono pronunciarsi soltanto in un modo, la E e la O invece si possono pronunciare aperte o chiuse. Trovi quindi la E aperta E e la E chiusa E. Allo stesso modo trovi la O aperta O e la O chiusa O. La differenza è molto più evidente nella O che non nella E, cioè fa più effetto dire corridoio piuttosto che bene. Ma questa forse è solo una mia impressione. Se fai fatica a distinguere tra le due pronunce della stessa vocale, ti posso aiutare in questo modo. La E chiusa si avvicina un po' alla I, la O chiusa si avvicina un po' alla O. Questa storia ha tutti gli accenti al suo posto. I due giovani, Giorgio e Piero, si incontrarono nel bosco alle 14, dopo essersi fatti una buona doccia ed essere usciti in corridoio vestiti solamente di un accappatoio.
con in mano un buon liquore. Non è il caso che rivoluzioni il tuo modo di parlare. Diciamo che sbaglieremo spannometricamente un 20-30% delle parole che diciamo. Quindi non uscire di casa aprendo tutto o uscire di casa chiudendo tutto. In altre parole, non andare al bar a bere il tè e non aprire tutto dicendo che studi teatro. Dal momento che tutti i simpaticoni dei tuoi amici ti diranno: parla come mangi. Ma come parli? Ti suggerisco di andare a vedere questo video che ti indica come applicare la dizione senza dare nell'occhio. L'accento grave che richiede una pronuncia aperta va dall'alto verso il basso nella direzione della lettura. L'accento acuto che richiede una pronuncia chiusa va dal basso verso l'alto nella direzione della lettura. Per memorizzare questa cosa ti fornisco un trucco che ha escogitato una mia allieva qualche annetto fa. Si chiama il trucco dell'aereo. È molto semplice. Quando l'aereo atterra, apre le porte. Quando l'aereo decolla, chiude le porte. Tu fai allo stesso modo con la pronuncia atterraggio, vocali aperte, decollo, vocali chiuse. Sempre sull'inutilità dell'accento che ci insegnano a scuola, ti sarai certamente accorto che nelle tastiere questo accento non esiste. Ti sarai anche accorto che usando un qualsiasi programma di videoscrittura e scrivendo perché con la E aperta, che è la più comoda da scrivere, il programma automaticamente, nel premere la barra spaziatrice, la trasforma in chiusa, questa E. Sì, perché la parola perché si pronuncia con la E chiusa, ma questo lo abbiamo già visto nel video Le sei parole che non si possono sbagliare. Parte intelligente per quanto riguarda la pronuncia della O chiusa. Se la parola latina corrispondente possiede una U, è probabile che la O sia chiusa. Per esempio, vulgus, volgo, mundus, mondo, culpa, colpa. Fine della parte intelligente. Torno ad essere il cafonazzo di sempre e ti do la prima regola della E aperta. Nel dittongo IE la E apre quasi sempre. Avevo promesso di essere cafonazzo, non me ne sono dimenticato. Dittongo IE significa che nella stessa parola c'è prima una I e poi una E. Ieri, bandiera, pietra. Dietro, chiesa, cantieri, torbieri, dieci, iena, vieni, pieno, dieta e così via. Come molte regole, questa del dittongo IE ha alcune eccezioni. Macchietta e chierico, per esempio, oppure i nomi di provenienza geografica, ateniese e pugliese, ma soprattutto... Biglietti, prego. Senza biglietto. Biglietto. Biglietto è l'eccezione alla regola del dittongo IE. Come perla ho lasciato i miei splendidi ragazzi nell'imitazione dei tuoi amici quando parli come si deve. E adesso vuole fare l'attore. Pazzesco! Viviamo in un mondo in cui uno si deve giustificare se parla correttamente, mentre se parla così... Che c'ho? Che c'ho? Puzzo! Puzzo! Me lo dica, puzzo! Ancora con lo scherzo del matto, dai! O facciamo i tempi di... È tutto a posto. Cose strane di questo meraviglioso paese. Come al solito ti invito a mettere un bel like, a guardare gli altri video e a iscriverti al canale. Trarre più entusiasmo, ma ragazzi, non ce la faccio.